E ben ritrovati con l'informazione di TRMH24. Sono state arrestate 5 persone ritenute le presunte responsabili della guerriglia urbana che si scatenò la notte di Capodanno a Molfetta. L'operazione è stata portata avanti dai carabinieri. Sono 5, tutti maggiorenni, le persone arrestate, considerati gli autori di quanto accaduto la notte di Capodanno a Molfetta, dove in piazza Vittorio Emanuele un gruppo di ragazzi ribaltò un'auto sistemando nel vano motore alcuni petardi. Tommaso Minervini, sindaco della città, la definì una vera e propria guerriglia urbana che causò anche disagi in piazza a causa dell'olio fuoriuscito dal motore. 5 giovani, sul conto dei quali sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di pubblica intimidazione con uso di ordigni e materiale esplodente per i gravi episodi di guerriglia urbana accaduti a Molfetta lo scorso Capodanno. Nella circostanza, un gruppo di giovani, di cui fanno parte gli odierni arrestati, dopo aver ribaltato e vandalizzato un'autovettura in sosta in una piazza centrale della città, hanno tentato di incendiarla lanciandovi contro numerosi ordigni artigianali e diffondendo le immagini sulle piattaforme social. Secondo quanto accertato dalle indagini, gli indagati, approfittando dei festeggiamenti, avrebbero seminato il panico tra le vie cittadine, capovolgendo e vandalizzando l'auto in sosta colpita dal lancio di numerosi petardi e ordigni artigianali nel tentativo di incendiarla. Azioni riprese tramite cellulare e diventate virali. Le indagini, sviluppate con l'analisi dei filmati, degli impianti di videosorveglianza presenti nell'area e col materiale del materiale pubblicato sul web, hanno consentito di assicurare alla giustizia i presunti responsabili. Delle 5 persone arrestate, tutte di età compresa tra i 22 e i 26 anni, 4 si trovano in carcere, 1 ai domiciliari. Nuova aggressione a Foggia, ai danni di un controllore ATAF, fermato un giovane senza biglietto che poi ha aggredito proprio il signore in servizio. Io il biglietto non lo pago, scansati. È andata più o meno così l'ultima aggressione ai danni di un controllore dell'ATAF di Foggia. E il giovane è fuggito, rifugiandosi in un istituto scolastico prima di essere fermato dagli agenti di polizia chiamati dai colleghi dell'aggredito. Autisti e controllori foggiani sono stanchi delle violenze subite. Persone che svolgono la mansione di verifica sono a tutti gli effetti dei pubblici ufficiali, quindi le conseguenze sono quintuplicate rispetto ad un normale cittadino. E poi insomma siamo stanchi perché noi offriamo un servizio alla cittadinanza e queste cose non dovrebbero succedere perché il bene comune, il servizio di tutti dovrebbe essere tutelato e rispettato. Nelle zone periferiche di sera o nelle fermate delle borgate, il personale ATAF è spesso a rischio aggressioni. Anche i passeggeri, non solo a volte gli autisti, come ultimi episodi che sono successi qualche mese fa di Sassaiole che vanno a penalizzare anche il servizio. Voi fate un appello, aiutateci, smettetela di aggredirci. Ma sì, anche perché, ripeto, a parte che siamo tutti padri di famiglia, che quindi veniamo qui per lavorare, e poi per assicurare, ripeto, l'ATAF è un bene di tutta la cittadinanza. Il fiore è uno dei fiori all'occhiello che ha questa città. Noi assicuriamo che tutte le persone la mattina, chi va a scuola, chi va a lavorare, chi ha altre problematiche, quindi è un bene di tutta la comunità e dovrebbe, speriamo, che venga più tutelato e rispettato. Ancora cronaca, ancora un incidente mortale sulla Basentana, muore un uomo di 91 anni. Un uomo di 91 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 407 Basentana, nei pressi di Pisticci, in provincia di Matera. Sulle cause indagano le forze dell'ordine, ma da quanto si è appreso, l'anziano era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con una Dacia Sandero guidata da un giovane di 33 anni, rimasto ferito in maniera lieve e trasportato in ospedale a Policoro. L'ANAS ha disposto la chiusura temporanea della strada fino alla metà mattinata, con incolonnamento di mezzi pesanti. L'incidente è avvenuto nei pressi del chilometro 82,9 della Basentana, in un tratto senza spartitraffico centrale. Al lavoro i vigili del fuoco dei distaccamenti di Tinchi e Ferrandina, sul posto gli operatori sanitari del 118 Basilicata Soccorso e la Polizia Stradale.
Cambiamo argomento. Approvazione della norma per il terzo mandato dei sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti e poi infrastrutture in vista del G7. Tra gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri previsto per questa sera a Palazzo Chigi. Atteso a Palazzo Chigi, il Consiglio dei Ministri fissato per le 18 con diversi argomenti di rilievo all'ordine del giorno, tra gli altri la normativa elettorale e la preparazione per la presidenza italiana del G7 di quest'anno. In ambito elettorale il Consiglio prevede di approvare una norma che consentirà ai sindaci dei comuni con meno di 15.000 abitanti di ricandidarsi per un terzo mandato. Questa decisione, che segue le pressioni esercitate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sul governo guidato da Giorgia Meloni, non si applicherà ai comuni con una popolazione superiore né ai presidenti di regione per i quali potrebbe essere previsto un provvedimento separato. Verrà inoltre fissata la data delle elezioni europee in Italia per l'8 e il 9 giugno 2024, con la possibilità di unire anche le elezioni amministrative a questa data. Tra gli altri argomenti, il secondo tema di rilievo è la presidenza italiana del G7. L'Italia, che manterrà questo ruolo fino al 31 dicembre, ospiterà una serie di eventi che spazieranno su tutto il territorio nazionale, tra cui 20 riunioni ministeriali. Il punto focale sarà ovviamente il vertice dei leader previsto dal 13 al 15 giugno in Puglia. Questo evento richiederà un'intensa collaborazione tra le autorità nazionali e locali per garantire la realizzazione di tutte le attività previste. Anche la Basilicata avrà il suo palcoscenico internazionale con la città di Matera che ospiterà il G7 delle pari opportunità, un incontro dedicato alle politiche sociali con la partecipazione dei ministri dei paesi membri. Questo appuntamento è fissato per il 4, 5 e 6 ottobre, sottolineando l'importanza che l'Italia attribuisce ai temi dell'uguaglianza e dell'inclusione sociale. Per questo nel CDM è prevista l'approvazione dello schema di decreto legge riguardante le disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con questo appuntamento. Elezioni lucane in Basilicata, ancora nessuna intesa sulla scelta dei candidati per le due coalizioni, mentre all'orizzonte si prospetta la possibilità di un election day previsto per giugno. Ci hanno riprovato, ma ancora una volta non si è arrivati all'auspicata fumata bianca. Si sono nuovamente riuniti a Potenza i partiti della coalizione di centrosinistra per provare a trovare una soluzione condivisa sul nome o quantomeno sul metodo per la scelta del candidato comune alle prossime elezioni regionali, il cui voto sembra sarà accorpato a quello di europee e comunali in un election day di giugno. Hanno partecipato all'incontro i rappresentanti politici di PD, Movimento 5 Stelle, Socialisti, Italia Viva, La Basilicata Possibile, Verdi, Sinistra Italiana, Centro Democratico e Più Europa. A confronto iniziato si è unito ai presenti anche l'ex governatore lucano Marcello Pittella. La sua proposta prima di abbandonare il tavolo è stata quella, in caso di vittoria alle elezioni, di assegnare a Chiorazzo, appoggiato da PD ma non dal resto dei partiti, la presidenza del Consiglio e di optare per una lista di nomi da condividere in coalizione per il presidente della Giunta. Registriamo delle distanze sul metodo per l'individuazione della leadership. I metodi messi in campo al momento non mi convincono, non convincono il Partito Democratico, non vediamo una percorribilità, rimaniamo comunque aperti e disponibili. No, registriamo che anche stasera non sono stati fatti passi in avanti. Il Movimento 5 Stelle molto responsabilmente è sulla coalizione, ovviamente non è che si può chiedere tanto a un movimento che ha già rinunciato alla sua leadership che gli arriva dai numeri delle ultime elezioni regionali e nazionali. Nessuna novità intanto anche sul fronte centrodestra, mentre in Sardegna pare che la scelta sia sempre più indirizzata sull'esponente di Fratelli d'Italia Truzzo, a scapito del governatore uscente leghista Solinas, si attendono i riflessi di questa scelta sulla Basilicata. In regione infatti una soluzione di questo genere potrebbe portare Salvini a puntare su Pepe come candidato di coalizione, come una forma di compensazione, anche se dal Consiglio federale del Carroccio che si è svolto a Milano non è stata registrata, hanno battuto alcune agenzie, e nessuna novità sulla Sardegna. Intanto da Forza Italia trapela sicurezza sulla solidità della coalizione e sulla soluzione comune sul fronte sardo, mentre per la Basilicata, dopo Tajani, anche il capogruppo azzurro al Senato Maurizio Gasparri riconferma che la candidatura di Bardi non è in discussione. Intanto è atteso nelle prossime ore un incontro romano tra Salvini e Meloni per provare a sbloccare la situazione. E rimaniamo proprio a Potenza, dove nelle scorse ore si è svolto un flash mob contro l'autonomia differenziata.
Un'Italia che si unisce e che non si divide. Con questa immagine ricca di significato si è svolta anche nella centrale piazza Mario Pagano di Potenza, così come in altre 27 città d'Italia, un flash mob per protestare contro il DDL Calderoli sull'autonomia differenziata. La proposta di legge, infatti, dopo il passaggio in Commissione Affari Costituzionali, che non ha modificato in maniera sostanziale il testo del Ministro degli Affari Regionali, è stata calendarizzata in 3 giorni di discussione. Entro il 19 il testo dovrà essere licenziato, poi un passaggio fulmineo, uno strangolamento dei tempi di discussione al Senato per l'approvazione, hanno spiegato i manifestanti. La storia oggi non ci può rimproverare. In 28 piazze c'è una straordinaria mobilitazione popolare nazionale e noi siamo contro l'autonomia differenziata dal 2019, contro questo progetto che frantuma l'unità territoriale. Le 23 materie oggi di competenza statale sarebbero regionalizzate, per cui sanità, scuola, strade, autostrade, porti, aeroporti, giustizia di pace, sicurezza sul lavoro, tutto sarebbe regionalizzato, privatizzati i servizi, le condizioni di lavoro potrebbero peggiorare, i contratti nazionali potrebbero ridursi ad una cornice vuota sostituita da tanti contratti regionalizzati. Insomma, l'autonomia differenziata fa strame dell'articolo 3 della Costituzione, acuendo, cristallizzando le diseguaglianze economiche e territoriali già presenti sul territorio italiano. Alla protesta hanno partecipato anche alcuni amministratori locali, tra questi il sindaco del comune più piccolo della Basilicata, San Paolo Albanese. L'autonomia differenziata allargherebbe ancora in più la forbice che c'è tra il nord e il sud. Un piccolo paese, se non ha un sostegno economico notevole, difficilmente può continuare a sopravvivere. Siccome sono dei valori storici e etnici che abbiamo, noi non vogliamo perderli. Ex Ilva, la vigilia dell'ultimo giorno per decidere le modalità della fuoriuscita da Mittal, da Acciaierie d'Italia, anche i tarantini vogliono far sentire la loro voce. Alla vigilia dell'ultimo incontro tra Invitalia e Mittal sull'intesa ancora da trovare per la fuoriuscita del privato dalla compagine attuale di Acciaierie d'Italia, anche la città vuole far sentire la propria voce e lo farà con un'assemblea pubblica in piazza. L'appuntamento è per le 17.30 in piazza Maria Immacolata a Taranto. 26 realtà tra associazioni, comitati, gruppi e rappresentanti dei lavoratori metalmeccanici e dei cittadini tarantini si incontreranno per chiedere verità e giustizia. Negli ultimi tempi, fanno sapere gli organizzatori, il dibattito sul futuro dello stabilimento Ex Ilva di Taranto si è spostato esclusivamente sulla volontà di salvare la produzione, dimenticando le necessità di tutela del territorio, della salute di chi ci vive e di tutti i lavoratori che lavorano su impianti ancora oggi sotto sequestro dalla magistratura. L'avvertenza non riguarda solo politici, sindacalisti e industriali, sottolineano, ma forti saranno gli impatti sul piano sociale. L'assemblea, dunque, spiegano ancora le 26 realtà organizzatrici, vuole riportare al centro del dibattito il cittadino e il territorio, partendo proprio dalle loro richieste e necessità. Da Peace Link ai genitori tarantini, da Liberiamo Taranto ai cittadini, lavoratori liberi e pensanti, da Taranto Leader ai rappresentanti di metalmeccanici, mitilicoltori, bambini e adulti di ogni settore sociale, chiederanno al governo risorse per provvedimenti urgenti e immediati al fine di bonificare il territorio, per tutelare salute e benessere e avviare un'economia alternativa che crei da subito sviluppo sostenibile e una nuova occupazione per i giovani e per chi perde il lavoro. L'attenzione all'ambiente e alla salute non possono prescindere dalle decisioni del governo e sono tutela anche dei diritti al lavoro in sicurezza. E a poche ore dal divorzio interviene la Film CISL, no all'amministrazione straordinaria, dicono. Ancora poche ore per cercare l'intesa tra Invitalia e Mittal, i soci di Acciaierie d'Italia pronti al divorzio e che sia consensuale, auspica il governo, che ha attivato il proprio team legale per cercare la soluzione, si spera, meno dolorosa. Fase delicata dunque per l'ex Ilva, per la quale tra le prospettive possibili c'è l'amministrazione straordinaria, una strada da scongiurare per i sindacati che il 18 torneranno a Roma per sentire i parametri entro i quali si realizzerà l'uscita del
socio Franco Indiano. Amministrazione straordinaria sicuramente da scongiurare, speriamo che il governo insomma non prenda questa strada, anche perché noi siamo già passati da un'amministrazione straordinaria che insomma ha lasciato uno strascico non indifferente. Tra l'altro una seconda amministrazione straordinaria farebbe saltare le aziende dell'indotto, dell'appalto, insomma ci sarebbe veramente un disastro sociale, e sicuramente credo che con un'ennesima amministrazione straordinaria sostanzialmente si perderebbe tempo. La questione qual è? Che qualsiasi decisione che il governo assumerà in questi giorni, noi ovviamente allo stesso governo chiediamo che si faccia garante e che metta in sicurezza ovviamente non solo i livelli occupazionali, il rilancio dello stabilimento, gli investimenti, ma soprattutto ovviamente che metta anche in sicurezza i lavoratori dell'appalto e dell'indotto con appositi insomma sostegni che possano dare ossigeno insomma alle aziende dell'indotto e soprattutto ai lavoratori dell'indotto. E nel 2021 la Puglia e la Basilicata hanno registrato un saldo negativo nella mobilità sanitaria, quanto è stato rilevato dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. 131,4 milioni per la Puglia, 86 milioni per la Basilicata. È il dato registrato dalle due regioni per la mobilità sanitaria nel 2021. A rilevarlo è il monitoraggio della Fondazione Gimbe. Nel dettaglio, la Puglia ha incassato circa 150 milioni per i pazienti provenienti da altre regioni, collocandosi all'ottavo posto nella classifica nazionale. Ha dovuto però sborsare 281 milioni per i pugliesi che hanno deciso di curarsi fuori dai confini regionali, posizionandosi così al quinto posto. Nel 2021 sia Puglia che Basilicata registrano un saldo di mobilità negativo. Il saldo è calcolato come differenza fra la mobilità attiva, ovvero le prestazioni che la regione eroga a cittadini di altre regioni, meno la mobilità passiva, ovvero la spesa che la regione sostiene per i propri cittadini che si curano fuori dalla regione. Nel 2021 la Puglia registra un saldo negativo di 131 milioni di euro, mentre la Basilicata di 86 milioni di euro. La Puglia è seconda fra le regioni italiane per percentuale di mobilità sanitaria attiva per le strutture private, pari al 75,1%, contro una media nazionale del 54,7%. La Basilicata è tra le ultime regioni con l'8,6%. Lunga quasi un chilometro e mezzo e si sviluppa su due corsie, due delle quali già attive, la nuova carreggiata sud aperta al traffico in direzione Brindisi della tangenziale di Bari lungo la statale 16. Con un investimento pari a 33 milioni di euro, l'intervento, è stato spiegato in una nota, segna un ulteriore passo in avanti per il nuovo assetto infrastrutturale del sud. I lavori proseguiranno in corrispondenza degli allacci lato Brindisi e lato Foggia per attivare la terza corsia, che sarà invece aperta al traffico tra sabato 20 e domenica 21 gennaio. Torniamo in Basilicata per una nuova protesta. Protestano per le strade di Montalbano Ionico gli studenti del Pitagora. Giustizia! Giustizia! Per le nostre scuole! Giustizia! Giustizia! Erano circa 250 persone tra studenti dell'Istituto Pitagora di Montalbano Ionico, docenti, amministratori e privati cittadini, arrivati con quattro pullman e diverse auto a Potenza per protestare pacificamente avanti la sede della Regione Basilicata contro il decreto sul dimensionamento scolastico e più in dettaglio contro la delibera di giunta regionale adottata lo scorso 5 gennaio, con la quale è stato deciso lo smembramento, hanno spiegato i manifestanti, della loro scuola. Il Pitagora, hanno aggiunto, ha i numeri per conservare l'autonomia scolastica. Da qui la reazione decisa che ha portato alla protesta nel capoluogo di Regione Lucano, manifestazione che fa seguito ad un'analoga già svolta a Montalbano. La nostra scuola è stata smembrata da precise ed evidenti manovre politiche che noi non accettiamo in nessun modo e che, alla quale noi manifestiamo tutto il nostro dissenso. Una decisione che ad avviso dei partecipanti penalizza l'istituto e l'intera comunità. Sì, in prima linea a difendere la storia di una scuola, a difendere una comunità che è stata letteralmente maltrattata con un provvedimento deciso all'ultimo minuto
avvenuto tra la notte tra il 4 e il 5, in cui si è deciso non solo di andare a modificare il piano che la stessa giunta regionale aveva presentato in piattaforma, ma andando a dementarlo, decidendo addirittura di smembrare una scuola. Una delegazione ha avuto modo di rappresentare i motivi del loro dissenso all'assessore regionale alle attività produttive Michele Casino, che li ha accolti nella sede del Dipartimento. Io sono stato udito in terza e quarta commissione da tutti i consiglieri regionali e rispetto, ripeto, alle linee guida ci sono state le proposte di emendamento che erano accoglibili, altre proposte che non erano recepibili. Quelle recepibili le abbiamo recepite, quindi non riesco a capire qual è il problema questa mattina. Io non posso guardare, diciamo, a piccole orticelle, ma devo guardare una grande prateria. A Bari invece sono stati presentati progetti finanziati con il 5 per 1000 del welfare per contrastare il disagio giovanile. Promuovere la salute mentale e contrastare il disagio adolescenziale e giovanile attraverso la musica, la cultura e lo sport. A Bari saranno presto attivati 3 nuovi progetti finanziati con il 5 per 1000 del welfare. Le richieste di accesso agli sportelli di supporto sono aumentate in modo esponenziale, ha spiegato l'assessore al welfare Francesca Bottalico. Sono più che raddoppiate le richieste agli sportelli psicologici, appunto di ragazzi in stato di disagio, in stato di ansia, stato di depressione, e sono aumentati anche i fenomeni di autolesionismo e anche tentato suicidio. Perciò tentiamo anche con questi laboratori un po' di potenziare tutte le azioni che sono già in corso. I progetti selezionati sono Anime in Equilibrio dell'associazione Antopanina Bella, Cambiamo Rotta proposta dalla PS rispettivamente, e Mind Lab 4.0 dell'associazione Clio. Perché da parte dei ragazzi c'è molta voglia di intraprendere queste attività, invece vediamo che da parte degli adulti ci sono ancora molti tabù, e quindi l'idea di far partecipare ai laboratori ragazzi che potrebbero anche consultarsi con uno psicologo da parte degli adulti è ancora un po' difficile da percepire. L'obiettivo ovviamente è quello di far superare loro, di creare dei modelli a livello adolescenziale, quindi di capire se loro attraverso questi laboratori, attraverso queste collaborazioni, cosa cambia in loro emotivamente e psicologicamente. Vogliamo far cambiare rotta ai ragazzi che attraversano un disagio sociale. Come fare? Attraverso il comando di una barca a vela, perché guidare una barca a motore è molto più facile, mentre guidare una barca a vela bisogna impegnarsi. Rimaniamo a Bari, dove parte il progetto Mangiar Sano. Circa 600 alunni saranno impegnati in 4 incontri in masseria. Laboratori sul campo, giochi ed esperienze tra i verdi paesaggi di Lama Balice nel Barese, per imparare a conoscere e ad apprezzare tutto quello che è di buono ad offrire il territorio. Al via il progetto Impariamo a Mangiare Sano, 4 incontri in masseria didattica per educare i più piccoli all'importanza di mangiare frutta e verdura di stagione e cibi naturali, possibilmente locali, per assimilare in modo equilibrato. 600 gli studenti provenienti da tutte le scuole primarie di Bitonto coinvolti nel progetto promosso da Regione Puglia e Comune di Bitonto in collaborazione con Masseria Lama Balice. È fondamentale per il Comune aderire a questa iniziativa per un duplice ordine di motivi. Il primo è quello di formare i ragazzi, le famiglie a quello che è il mangiare sano, e il secondo motivo è quello di valorizzare i nostri prodotti. Il primo incontro in programma il 22 gennaio prossimo sarà dedicato all'olio d'oliva. A febbraio sarà la volta degli ortaggi, con un laboratorio che consentirà ai piccoli partecipanti di realizzare un piccolo orto biologico. A marzo un laboratorio sull'ambiente per conoscere le caratteristiche naturali, geologiche e storiche di Lama Balice. Infine l'ultimo laboratorio ad aprile sarà dedicato all'importanza della frutta nell'alimentazione. In questo progetto parleremo dalla mia parte, quello che è la cucina, non solo del processo degli alimenti, quindi dalla crescita alla raccolta a poi diciamo le varie cotture, ma anche l'importanza di quello che è il riciclo su questo progetto. Dalle verdure possiamo creare salse, creme, e dagli scarti non solo cibo, ma anche, come vedrete poi più in là, dei prodotti
diciamo, alimentari biologici che si usano sulla pelle come creme, saponi e quant'altro. Carnevale di Putignano è quasi tutto pronto per la 630esima edizione. Il tema scelto di quest'anno è il viaggio nel tempo. Sono tutti a lavoro i maestri cartapestai di Putignano per realizzare i carri allegorici che sfileranno lungo le strade della città per la 630esima edizione del Carnevale di Putignano. Tema scelto quest'anno, che sarà declinato in ben 7 carri allegorici, il viaggio nel tempo. Proprio perché sono 630 anni, ne abbiamo visti tanti con il nostro Carnevale. Quindi era giusto fare un revival su quello che è stato in questi anni e quindi su quelli che sono stati anche gli avvenimenti importanti di questi anni. E quindi con i nostri carri, con i nostri giganti di cartapesta, speriamo di poter in qualche maniera rievocare quello che è stato negli anni passati. Il Carnevale appunto è cambiato, non dobbiamo pensare ai 630 anni, ma anche negli ultimi 5-6 anni. Pensate per esempio che alcuni dei bozzetti realizzati per questa edizione sono stati realizzati attraverso l'intelligenza artificiale. Questo per capire proprio come l'evoluzione dei tempi che viviamo sono fortemente intrinseci in questo nostro carnevale. Quali sono le novità di questa 630esima edizione? Beh, sicuramente abbiamo una macchina del tempo, l'illuminante macchina del tempo, è una realizzazione fatta in luminarie, è un cubo megagalattico nel vero senso della parola, che verrà posizionato sul corso principale dove avviene la sfilata dei carri, e poi ci sono tutta una serie di riti che conserviamo ma allo stesso tempo rivalutiamo e modifichiamo perché siano sempre più aderenti e piacevoli per il pubblico che li vive. E prima di tornare a casa, Sandro Tovaglieri, venuto proprio nel capoluogo pugliese in occasione del compleanno del Bari, è passato da Casa Bari per salutare nuovamente i tifosi biancorossi. Primo saluto prima di ripartire, ecco, che emozioni ha provato ritornando qui a Bari e incontrando i tifosi biancorossi? Beh, quando torno qui è sempre un'emozione particolare, indelebile, perché mi legano tantissimi ricordi. Poi ieri è stato proprio il giorno bellissimo, perché era proprio il giorno del compleanno del Bari, quindi 116 anni sono tantissimi. Sono fiero, orgoglioso, onorato di averne fatto parte. Ringrazio la città perché ogni volta che vengo mi ricoprono d'affetto e d'amore, quindi per me è come stare a casa. Ecco, questo luogo anche che racchiude tutti i cimeli del Bari, che cosa ha provato quando è arrivato qui? Beh, torno indietro con il tempo perché sono passati quasi 30 anni, poi rivedere tanti compagni di squadra, di tante battaglie, tutte belle, quindi è un'emozione veramente bella. Poi sai, quando leghi un affetto così indecifrabile che magari neanche te lo aspetti, forse te le vivi più adesso queste emozioni che prima, perché prima quando giocavi magari sembrava tutto scontato, invece adesso ti rendi conto a distanza di 30 anni che qualcosina di importante abbia fatto. Resta sottointeso che la città di Bari a me mi ha dato di più di quello che ho dato io. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguiti e a voi tutti un buon proseguimento di giornata.